Dall'altra parte, Ariel Dorfman. Quando la guerra, con i suoi orrori, le sue incongruenze, le sue assurdità, sale sul palcoscenico e si fa teatro, si fa arte, non poteva che essere la compagnia Godot a portare scena questo capolavoro di uno fra i più famosi drammaturghi viventi al mondo, Ariel Dorfman. Dall'altra parte, ancora un'opera d'arte. Un'interpretazione magistrale di Vittorio Bonaccorso, Federica Bisegna e Alessio Barone, che colpisce dritto al cuore, un'opera senza tempo, attuale, che lascia senza fiato e sulla platea cala un silenzio di piombo, bruciante e pesante come lo è il tema trattato in questa pièce teatrale, la guerra. Interno giorno o è notte? Una coppia sposata da più di 30 anni, Atom e Levana, vivono la loro grama vita sotto i bombardamenti di una guerra infame. Fra due terre di confine, in una piccola casa di campagna, tirando la carretta con i proventi della raccolta dei cadaveri, come se fossero patate, dandogli una pur minima degna sepoltura, segnati accuratamente sopra un registro scritto con il sangue dei caduti. A pesare come macigni sopra le loro spalle i pesi del loro passato. Non solo le bombe che cadono devastando tutto e l'atroce convivenza quotidiana con la morte, ma anche un figlio è andato via di casa, forse vivo, forse morto, soli a tenere loro compagnia una cucina con la zuppa sul fuoco, un WC appena costruito da Atom, in quella fredda, misera realtà, motivo di orgoglio personale, un letto a simbolo d'amore logoro e unico filo che li tiene legati al resto del mondo e la radio. Che gracchiando reminiscenza di Tum Tum qui in Radio Londra, in una grigia e fumosa, uguale giornata, squassata ancora dai boati delle bombe, improvvisamente annuncia la fine della guerra. E pace, armistizio, e il ritorno alla vita e rinascita di una speranza forte. Io, ma la follia, il nonsense della guerra non finisce. E così, fra i due territori vicini si segna il confine dell'infamia, un confine che passa proprio in mezzo alla loro casa. E si alza il muro di Berlino, la vergogna, il muro fra Israele e Palestina, ricordate? Un muro che spacca in due tutto, il letto, la cucina, il bagno. E per andare da una parte all'altra bisogna presentare tutte le volte i documenti per avere un lasciapassare, per ottenere un visto. Dunque per andare a letto, per andare in cucina, il bagno, per abbracciarsi, per spegnere la zuppa che è già pronta, per darsi un bacio, per mettersi insieme a tavola. È l'esaltazione della follia. A rendere questo incubo reale è un giovane soldato che irrompe nella loro casa e nella loro vita innalzando un muro che spacca a metà la vita della coppia. Il soldato, così giovane, così inflessibile, così duro, freddo, fanatico ed esaltato, è un uomo senza nome e senza passato, a tal punto da dichiarare di non ricordare di essere mai stato piccolo. Ciò che non si ricorda non esiste, sostiene. Ma questo giovane è così maledettamente somigliante al figlio messo alla porta anni prima. E allora si riaccende la speranza che fosse ritornato. E per Atom e Levana ritornano a galla i sensi di colpa, le paure, le ossessioni, e si ritrovano tutti e tre a consumare una zuppa calda attorno ad un tavolo. È quasi normalità, è quasi famiglia. Ma la guerra ed i suoi orrori non è finita. Il giovane uomo senza nome viene ferito a morte e muore proprio fra le braccia di Atom e Levana, in quel letto dove forse lui è nato, o forse no, ma di cui non ha memoria. Tutte le volte
che la compagnia Godot porta un pezzo in scena è un trionfo. Standing ovation per lo spessore della recitazione, per le scenografie, per i costumi. Tutte le volte un successo straordinario e tutte le volte ne sono travolta.